Un motore umano di 1000 volontari, spalmati in 40 associazioni, hanno permesso a Destinazione Fano, con i suoi 30 eventi culturali e 6 campagnoli, oltre ai diversi appuntamenti per famiglie e bambini, di accogliere e gestire ben oltre 80.000 presenze nell'estate fanese. Un risultato di grande orgoglio per il presidente Etienne Lucarelli, ma sottolineato anche dal vice sindaco Stefano Marcheggiani, nonché assessore al turismo, per il quale la sinergia tra comune ed associazioni ha portato ad un grande valore alla città. Il bilancio a chiusura degli eventi estivi coordinati dalla Proloco di Fano hanno quest'anno visto anche la comparsa di altri soggetti come la neoformata Obiettivo Ponte Sasso, che ha creato un nuovo appuntamento estivo proprio nella località. È sempre tempo di resoconti, no? Alla fine di una stagione, e farlo è sempre molto emozionante, perché ripercorrendo tutti gli eventi fatti si capisce quanto i volontari abbiano realizzato all'interno di una città e quanto sia stato importante il loro supporto a livello umano. Quindi eventi di tipo campagnolo che richiamano le tradizioni, eventi molto semplici, ma anche la semplicità è una dote da non sottovalutare, eventi più costruiti e importanti che hanno raggiunto anche fatti dalle associazioni, ma che hanno raggiunto livelli nazionali. Ma tra tutti gli appuntamenti estivi, il più targato Proloco di tutti è sicuramente In Gir per Fan, che ogni anno registra una crescita esponenziale di presenze che lascia sempre sorpresi i suoi organizzatori. È arrivato ad un livello altissimo quest'anno, abbiamo praticamente riempito la città, è veramente una manifestazione centrata, è un bollino Proloco perché è realizzato un po' da tutte queste associazioni che si mettono insieme, entrano nella città, ognuno cura un aspetto, da quello delle visite a quello gastronomico oppure quello delle musiche o quelle delle attività artistiche, e in tutto questo si riesce a dare una vitalità piena alla città.